Addirittura avevo pensato di non portarmi i foglietti, tanto lo so, l'ho preparata io, la so, parecchio. Allora, innanzitutto vorrei raccontarvi come nasce questa domenica. Barbara e Walter sono a Roma e niente, Barbara mi disse tempo fa a una serata del discepolato, Rachele, io, Biancalana e lo Spirito Santo abbiamo parlato e pensiamo proprio che sia te che dovrai portare qualcosa la domenica e noi siamo a Roma. Io la guardai e gli dissi, te stai male, lo Spirito Santo ti ha detto male, te lo dico io. Quindi cioè, pensavo che fosse uno scherzo, sinceramente, e non mi sono preoccupata di preparare qualcosa, niente. E niente, martedì sera andiamo al discepolato, ecco perché è bene andare al discepolato, Dio non sai quando può parlarti. E niente, sento addirittura una persona che gli chiede, non so chi era, perché ero offuscata in quel momento, ma domenica c'è la Mettini. Ah, buono! Siamo a martedì, vabbè. Comunque nasce così. E credo che nasca così proprio perché io, se avessi preparato qualcosa 3 settimane fa, non sarebbe stata quella che Dio ha messo nel mio cuore questa settimana. E ha iniziato proprio a non dico io Dio mi ha parlato e nemmeno Dio mi ha detto, perché sono stata troppe volte ferita con questa parola nella mia vita, cioè tante persone sono venute a dirmi Dio mi ha detto e Dio mi ha parlato sulla tua vita, però non era Dio, e quindi non mi piace dire Dio mi ha detto. Io penso che Dio metta nel mio cuore qualcosa da condividere, non mi piace, e quindi penso che Dio abbia iniziato a mettere qualcosa nel mio cuore fin da domenica, quando siamo usciti di qui. E tra l'altro voglio dirvi una cosa: sulla domenica scorsa la fine del culto è stata bellissima, perché io ero lì e vi guardavo, e alla fine del culto io ho visto il regno di Dio in voi. C'era stato davvero un bellissimo clima d'amore, dove gli uni gli altri si pregava. Io non ho pregato per nessuno, per esempio, però vedervi mi ha dato il senso di essere un regno, il regno di Dio, e dovremmo farlo più spesso. Anche una semplice benedizione, Dio ti benedica, non servono, dice Gesù, non servono preghiere Marco Polo, non servono. Basta una semplice, Dio ti benedica, Dio ti prosperi in questa settimana, nel lavoro, nella tua vita, nel tuo matrimonio. Queste cose bastano, non serve essere dei geni o sapere la Bibbia a memoria, perché io tra l'altro non la so, quindi cioè... sono qui che vi porto quello che Dio ha messo nel mio cuore, non per quello che io so, perché non so la Bibbia a memoria, non ho mai letto tutta la Bibbia completa, sinceramente, se ve lo devo dire. Però penso che Dio mi abbia messo qualcosa nel cuore da condividere, e infatti lo facciamo. Di solito quello che viene portato viene chiamato insegnamento o predica. A me queste cose mi terrorizzano. Ecco perché io lo chiamo ciò che Dio ha messo nel mio cuore. Perché io non sono nessuno per insegnarvi e non sono nessuno per predicare qualcosa. Io sono una semplice ragazza che ha conosciuto Gesù nel 2014, quindi 4 anni fa. I 2 anni ultimi sappiamo come li abbiamo passati, quindi cioè, ho fatto un po' di discepolato, però Dio ha trasformato la mia vita. Dio è entrato, e non è entrato perché io gli ho spalancato il cuore, perché io sono entrata in chiesa e volevo scappare, sono rimasta solo perché ero gelosa di mio marito, perché c'erano troppe belle ragazze allora, e quindi io sono rimasta per non lasciarlo solo. Quindi, però piano piano è entrato nel mio cuore e ha stravolto la mia vita, da dentro a fuori. Prima ho cambiato me stessa dentro e poi tutto il resto è venuto in aggiunta. E, quando pensavo a questa domenica, dicevo, tante volte vengono questi pensieri a tutti noi, penso, non sono in grado, non ho la possibilità, non so abbastanza della parola di Dio, ma perché proprio io, è 4 anni che cammino, tra cui 2 ho zoppicato, però
non sono pronta, non è il tempo, insomma, tutte queste cose qui che si pensa ognuno di noi stessi, ragazzi, eh? Via, su, fatemi sentire in compagnia, perché se non mi sento sola. E proprio qualche giorno fa una mia amica mi chiama, veniva tra l'altro qui, ora lavora la domenica quindi non può venire, e mi chiama e mi dice: Rachele, dai, vieni a prendere un caffè, il mio giorno di festa, almeno parli, chiacchieriamo un po'. E io gli ho detto: va bene, parliamo un po' del più e del meno e poi entriamo nel discorso, non so se avete sentito del fatto di cronaca che è stato fatto a Piombino nelle ultime settimane, un omicidio, via. Tra l'altro conoscevamo la vittima noi. E mentre lei parlava e mi diceva: Rachele, ma te ne rendi conto di che gesto ha fatto? Rachele, ma te ne rendi conto che non si è nemmeno pentito? Io ho proprio visto ciò che Walter aveva spiegato la domenica scorsa, no? Il vedere nella carne una cosa. E io gli ho detto, infatti, ma lo sai che se disgraziatamente qualcuno a questo ragazzo in carcere gli parla di Gesù, come è successo a Gianluca, mio marito, molto prima di entrare nel centro cristiano Val di Cornia, è stato in carcere e ha accettato Gesù in carcere. Poi sono stata io usata da Satana per non farlo venire al centro cristiano Val di Cornia, perché trovò un pastore, Jonathan, dentro il carcere, che gli disse: guarda, vicino a te c'è questo centro cristiano Val di Cornia, vacci. E io: assolutamente no, un credano nella Madonna, no, eh. Io ci vado davvero. E quindi lì io ho ritardato il piano di Dio, secondo me, che aveva nella nostra vita. Però, come si diceva prima con Rita, arriva a Dio, non è che si ferma, arriva. E stavo parlando del caffè, ok, pensa che se questo ragazzo trova qualcuno che gli parla di Gesù e accetta Gesù come Salvatore e Signore nella sua vita, te lo ritrovi in paradiso, cara. È vero, è la verità. Per quanto noi nella carne si possa dire o pensare che quello è un peccato gravissimo, ha fatto una cosa crudele, ha fatto una cosa alimentata dall'odio e quindi essere dei buoni cristiani, tra virgolette, cioè, noi dobbiamo avere la consapevolezza che se questo ragazzo accetta Gesù e ci si ritrova in paradiso. E insomma, lei la sua opinione l'ha detta, ma come me, nel senso, cioè, lo penso anch'io carnalmente, non è possibile una cosa del genere. E questo è il modo in cui vede Dio le cose, non è il nostro modo di vedere. E pensiamo molte volte che i peccati siano suddivisi a livelli, no? Cioè, il fumare una sigaretta sia tanto così e l'omicidio sia tanto così. Però sappiamo che per Dio ogni peccato ha lo stesso peso. Quindi Dio è morto per la tua sigaretta come è morto per quell'omicidio, se la guardiamo dal piano di Dio e dagli occhi di Dio. E aspettate un attimo. Nella nostra carnalità, infatti, non riusciamo ad accettare questo. E vorrei prendere come esempio proprio per questo esempio, diciamo, Saulo, che poi è diventato Paolo. Ne abbiamo parlato alla fine del discepolato la scorsa volta. Saulo era un cristiano, sì, scusate. Saulo era un soldato che perseguitava i cristiani, ma non solo. Li faceva prigionieri e poi li faceva uccidere addirittura. E addirittura ha assistito in prima persona alla lapidazione di Stefano, che era un discepolo di Gesù. E allora, carnalmente, noi, almeno a me, ripeto, voi non lo so, mi viene da dirmi: oh Signore, ce n'avevi 12, vabbè, poi sono diventati 11, però ce n'avevi 11, che hai formato, che hanno visto, t'hanno visto,
hanno visto le opere che facevi, le guarigioni, queste cose qui, no? Il regno, hanno sentito gli insegnamenti del regno. Ma perché hai voluto Saulo? Ma per quale motivo? Un soldato, per di più, un soldato che perseguitava cristiani, per di più, un soldato che perseguitava i discepoli, per di più uno ha assistito alla lapidazione di Stefano. Perché? Per quale motivo? Perché Dio vede dove noi non vediamo. Questa è la risposta. Dio ha visto in Saulo una testimonianza allucinante, scusate però non mi viene il termine per chiamarla, perché è una testimonianza allucinante. Una conversione che ha portato all'espansione del regno di Dio, una testimonianza attraverso la sua vita, perché lui in questo modo ha fatto apparire quello che davvero lui è, il Dio che lui è, quel padre amorevole, pensiamo al figlio prodigo, no? Quel padre amorevole che nonostante il figlio abbia commesso tutto quello che ha commesso, è andato con le prostitute, è andato a sperperare tutta la sua eredità, non solo trova la porta aperta della casa, ma trova il padre sulla porta che lo aspettava, che gli corre incontro appena lo vede, che lo abbraccia, quindi abbiamo una manifestazione d'amore, e poi per di più fa una festa in suo onore. È un Dio d'amore. E la stessa cosa ha fatto con Paolo, quello che poi è diventato Paolo, con Saulo. Non per quello che era, ma perché per il figlio che Dio stava aspettando. Quindi, tornando a Paolo e a quest'uomo temuto da tutti i cristiani, perché ormai si era diffusa la voce, no? Che Paolo perseguitava cristiani, quindi i cristiani stavano attenti, come Gesù è arrivato a Paolo? Volevo arrivare qui. Come Gesù è arrivato a Paolo? Vabbè, sappiamo tutti la storia che cade, abbiamo visto al discepolato che non cade dal cavallo, ma cade e basta. Lo spirito, diciamo, Dio gli parla e gli dice: perché mi perseguiti, riferito a noi, alla sua sposa, e quindi stai tranquillo se ti perseguitano, se stai vivendo una situazione, perché è lui il tuo scudo, è lui la tua protezione, è lui che quando toccano te hanno toccato lui. E, ma chi? Come ha raggiunto Paolo? Allora, dopo leggeremo comunque la storia di Paolo un attimo, tanto sono pochi versetti. Gesù usa una persona per arrivare a Paolo. Usa un profeta, un cristiano normale come noi. Un profeta è qualcuno che ha una profezia, quindi potresti essere anche te, quindi sei stata usata tantissimo, usato tantissimo nel profetizzare e forse neanche lo sai, quindi potresti essere te che devi raggiungere un Saulo per farlo diventare un Paolo come me. E usa questo Anania, che era un cristiano, un profeta, e che aveva sentito già parlare di Paolo come persecutore, e Dio gli dice di andare da lui. Allora, quanti di noi avrebbero pensato, secondo me non sei te, secondo me è Satana, io non ci vado, giusto? Quanti pensavano che Anania, gli viene un giorno il Signore e gli dice vai da Paolo, ma Anania gli dice scusami, ma lo sai cosa sta facendo, sì o no? Ma mi vuoi mandare nella grotta con leoni? Cosa stai facendo? Cosa dici? Io gli avrei detto sì, voi non lo so. No. E insomma, volevo prenderlo sinceramente questo passo, che si trova in Atti,
Aspettate, perché da qualche parte ce l'ho scritto. Atti 9:10, se avete la Bibbia, se no lo leggo io. Ecco. Ora a Damasco c'era un discepolo di... No, no, la storia, niente. Vabbè, Saulo sempre... Va bene, l'abbiamo già letto, diciamo. Praticamente Saulo sta andando a Damasco per prendere dei cristiani, farli prigionieri, riportarli a Gerusalemme e farli uccidere dopo. E manda Anania. Ecco qua, 10. Ora a Damasco c'era un discepolo. Ah, un discepolo. Io avevo letto un profeta, sinceramente. Comunque un discepolo, ancora meglio. Un discepolo di nome Anania. E il Signore gli disse in visione, Anania. E gli rispose, eccomi Signore. E il Signore a lui... Alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso, chiamato Saulo, poiché, ecco, egli è in preghiera e ha visto in visione un uomo chiamato Anania entrare e imporgli le mani perché recuperi la vista. Ma Anania rispose, Signore, ho sentito dire da molti riguardo a quest'uomo quanto male abbia fatto ai tuoi santi in Gerusalemme. Vedi Anania? Di carne, ciccia come noi, uguale, cioè, gli dice, Signore, ma dove mi mandi? Lo sai cosa ha fatto, cosa sta facendo questo? Ah. Ma il Signore gli disse, no, sì, ma il Signore gli disse, va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli, ai re e ai figli di Israele, perché io gli mostrerò quanto debba soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò in quella casa, gli impose le mani e disse, fratello Saulo, mamma mia. Il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada per la quale venivi, mi ha mandato perché tu riacquisti la vista e sia riempito dello Spirito Santo. In quell'istante gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Poi, alzatosi, fu battezzato e dopo aver preso cibo, gli ritornarono le forze. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e si mise subito a predicare Gesù nelle sinagoghe. Quindi abbiamo visto quanto Dio possa trasformare una situazione vista da noi come un qualcosa che mai potrebbe riuscire in qualcosa che Lui ha già preparato. Ma per tornare al discorso iniziale, cioè a quello che abbiamo letto, quanto ancora i nostri occhi rimarranno chiusi? Quanto ancora lasceremo che la nostra carne, i nostri pensieri mettano dei limiti al piano di Dio che ha per te, per me e per noi come Chiesa? Perché ognuno di noi deve avere la consapevolezza che in questo modo non nuocerà solo alla sua persona. Perché Anania, se non fosse andato da Saulo, non avrebbe, Dio avrebbe trovato il modo di arrivare a Saulo, però ha voluto usare come strumento Anania, che a sua volta è andato a formare lo strumento che diveniva Saulo. Per quale motivo? Perché mentre tu edifichi una sorella, mentre tu edifichi un fratello, edifichi te stessa. Quindi Anania è andato da Saulo edificandolo, dicendogli chi lui era per Gesù, ma nel frattempo ha edificato anche se stesso. Perché? Perché ha sentito lo Spirito di Dio in lui, ha fatto la volontà di Dio, e quando la volontà di Dio, metti la tua volontà al di sotto della volontà di Dio, il tuo cuore è ricolmo di gioia. Non so spiegarvi il perché, non lo so il perché,
non sono un dottore della parola, non sono un insegnante, no. Io posso dirvi che tutte le volte nella mia vita che io ho messo al di sotto la mia volontà e ho dato modo a Dio di uscire, il mio cuore è stato ricolmo di gioia, perché c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Quindi, quanto ancora i nostri occhi resteranno chiusi? Ognuno di noi deve avere la consapevolezza che in questo modo non uscirà solo alla propria persona e alla sua vita, ma anche al corpo nel quale è stato chiamato e per il quale è stato scelto. Ora vi chiedo, quanto quel ragazzo, ma come lui ce ne sono milioni, perché avendo vissuto questa esperienza so cosa c'è lì dentro, ma come è lì dentro è un caso estremo, però anche fuori di qui, da questa stanza, vi chiedo, quanto hanno bisogno di sentire che c'è qualcuno che li ama infinitamente, che c'è qualcuno che ha pagato con la sua vita quel peccato o quei peccati che hanno commesso e per i quali vengono giudicati, condannati, e loro naturalmente hanno una consapevolezza di loro stessi di mostri, perché quando il mondo, ma anche una sola persona, ti viene a dire tu sei un mostro, tu sei diabolico, tu vai a finire che pensi quelle cose di te. E quindi quanto questi ragazzi, o il mondo stesso, non voglio prendere questo ragazzo, io ho preso questo esempio perché mi ha toccato il fatto che durante questo caffè ho visto proprio la differenza tra gli occhi carnali e gli occhi spirituali di cui ci parlava Walter la scorsa volta. Quanto ancora la nostra insicurezza, la nostra paura di giudizio, la nostra non voglia di fare la volontà di Dio, ma di metterci ancora al primo posto, ancora la nostra no, io non lo faccio per l'amor del cielo, no, a me non mi ha chiamato, no, resteranno al di sopra dell'atto d'amore più bello mai compiuto, la croce. Quanto? Quanto vogliamo ancora far agire? Non Satana, ragazzi, non Satana, noi stessi. Noi stessi. A volte mi colpì una frase che disse Corrado Salmè nel ritiro a Follonica: il diavolo viene e ci stringe la mano e ci dice, bene, lo sai che non ci avevo mai pensato? Se vuoi ti arruolo. Ma Dio ci dice, dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Chi può dirti che quel ragazzo o quella ragazza che stai frequentando ora, che Dio ti ha messo vicino, che Dio ti ha mandato anche, non abbia un estremo bisogno di sentire che c'è un Salvatore, che tutto è stato pagato, ogni peccato è stato inchiodato sulla croce, perché la loro vita è tanto importante per Dio che Dio stesso ha mandato suo figlio per la sua salvezza. Perché Gesù ha scelto di essere ucciso, abbiamo visto la scorsa volta. L'ha scelto lui di essere inchiodato sulla croce. Non so quanti erano presenti al culto della scorsa volta, no? Abbiamo visto che Gesù ha scelto di restare. Ha scelto. Non è stato obbligato. Ha scelto di restare. Di essere crocifisso per dargli una vita e per dargliela in abbondanza. Ora vi chiedo, perché Gesù, se voleva fare tutto da solo, ha preso 12 ragazzi e li ha portati con sé e gli ha parlato del regno di Dio e gli ha fatto vedere le guarigioni e gli ha fatto vedere le liberazioni? Per quale motivo? Perché secondo me all'opera del Calvario, cioè quello che Gesù ha fatto per noi, quindi la croce, non si può aggiungere nulla. Infatti Gesù stesso dice tutto è compiuto. Quindi la malattia è sconfitta, la liberazione da quelle schiavitù è inchiodata su quella croce, la tua guarigione è su quella croce, pronta per essere presa. Ma perché ha formato i 12? Per quale motivo? Noi stessi non potevamo salvarci da soli, quindi la croce è quello.
il riconoscere il fatto che in questa vita noi non saremmo in grado di poter salvarci, di riconoscere il fatto che ho avuto bisogno di quel Salvatore per vivere ora. Una delle cose che ho notato mentre cercavo questo passo è proprio che prendiamolo, Matteo 16:15. Ed egli disse loro, è Gesù che parla. No, scusate. No. Aspettate. È la missione dei discepoli, ma aiutate per favore a trovarlo. Il mandato, eccola qua, l'ultimo, quindi è 28, non 18, scusate. 28, 16. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Non era questo che avevo preparato, non so perché. Comunque, il mandato è ciò che Dio ha detto in tutti e quattro i Vangeli: andate e predicate il Vangelo, andate e fate miei tutti i discepoli. Se Gesù, questa una cosa che ho visto in questa volta, Marco 16, infatti, grazie Paolina. Allora, ecco, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Questo volevo portare, però vabbè, ve l'ho detto a voce uguale. La cosa che ho visto quando cercavo questo passo, cercandolo in tutti e quattro Vangeli, e c'è in tutti e quattro Vangeli questa cosa, è che questo mandato è stato dato dopo la croce. Quindi tutto è compiuto, era già passato. Tutto è compiuto, appartiene a altre cose. La malattia, la morte sconfitta, ok? Ha pagato tutto Dio, Gesù, il tuo peccato. Te sei erede di tutto ciò che Lui ha pagato andando sulla croce. Però c'è qualcosa che ha lasciato ai discepoli dopo la croce, quindi in spirito. Andate e predicate a ogni creatura la buona notizia, il Vangelo. Quindi l'opera del Calvario è l'opera perfetta e racchiude ogni benedizione per noi. E né io e né nessuno, né voi, nessuno, possiamo aggiungere altro. Ma come è arrivata a te personalmente la buona notizia? Come hai fatto entrare Gesù nel tuo cuore? Dio è arrivato nella tua vita tramite persone che a sua volta sono state portate da altre persone che a sua volta sono state chiamate in una chiesa dove da persone hanno ricevuto la buona notizia, giusto? Quindi Dio usa persone. Ah, meno male. Ecco il mandato. Ecco perché Gesù ha predicato per 3 anni il regno di Dio, ecco perché Dio ha detto cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le cose vi saranno date in aggiunta. Ok, vogliamo una testimonianza lampo che un gruppetto sa già? Allora, Paolina ha fatto un invito la scorsa domenica
Niente, di riunirci per pregare per il regno, per la chiesa, per le autorità, per la conferenza, diciamo. E cosa è successo? Ci siamo ritrovate, io, Antonella normale e quell'altra un po' più o meno normale, però. E poi Paolina, doveva venire anche Franca, però ha avuto dei problemi per il lavoro. E niente, noi eravamo lì che, insomma, abbiamo pregato per la chiesa, per Walter e Barbara, per il regno di Dio, per la conferenza, perché ci aspettiamo grandi cose da questa conferenza. Colgo l'occasione per dire, se c'è qualcuno che vuole partecipare, ci sono gli ultimi posti e può contattare Barbara e Walter e mettersi d'accordo con loro. Eravamo lì, vabbè. Esco da Antonella, carichissima, gioia, da tutti i pori mi usciva, perché pregare rende gioiosi pregare. Dipende dalle preghiere. Per esempio il mio babbo, quando ero piccina, mi diceva: mi raccomando, Rachele, fai la preghiera dell'angelo custode prima di andare a letto. E lì, insomma, un po' di depressione mi prendeva, però... però... volete mettere una preghiera con dichiarazioni di vittoria, di benedizioni, di eredità, di promesse, con una preghierina illumina, proteggi, governa me? No. Comunque, ritornando al discorso, mi sto sviando un po' troppo, ragazzi. Alla gioia. Sono arrivata a casa, scenciavo, lavavo, aspettavo di andare a prendere la bimba, mi chiama il mio marito e mi fa: Rachele, dimmi, un altro lavoro. Ma l'ha detto scocciato quasi, perché è davvero benedetto nel suo lavoro, ringraziando Dio. Ma questo è perché c'ha una moglie e prega. Niente, mi chiama quasi scocciato. Te cosa hai fatto? Cosa ho fatto? Io ero a pregare per il regno, ero a pregare per la chiesa, ero a pregare per la conferenza da Antonellina. Ecco, cercate prima il regno di Dio e poi tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta. Io non avevo, Gianluca non aveva bisogno in quel momento di quel lavoro. Mi ha chiamato, era scocciato perché dice: un altro lavoro. Perché ce n'ha di conseguenza, ce n'ha tanti, veramente, magari non sa più come fa, ma troverà la forza di farli, sicuramente. Però io non ho pregato per il mio marito, io non ho pregato per la benedizione della suditta, non ho pregato per la nostra prosperità. Noi abbiamo pregato per di più, con altre persone, per il regno, unione per il regno. L'unione, questo è quello. Non è che se te preghi da sola Gesù non ti ascolta, Gesù ti ascolta, ma ciò che odia Satana è l'unione. La odia perché sa che una bomba può fare un piccolo bordello. Tante bombe possono mandare all'aria ogni piano che lui fa, ogni piano, perché se te prendi consapevolezza di che bomba sei e ti metti con altre tre bombe, lo devasti, parliamoci chiaramente, lo devasti. E te sei stata chiamata per devastarlo, non sei stata chiamata per star a sedere, non sei stata chiamata per guardare online. Io lo benedico sto online, santo e benedetto sto online, va bene? Grazie Signore perché ci hai dato l'online, io lo voglio ringraziare perché... la parola di Dio può entrare nelle case a persone che magari in quel luogo non hanno ritrovato una chiesa dove viene predicato il vero Vangelo della croce. Io lo voglio benedire questo online, ragazzi, ma il regno di Dio bisogna vivilo. Ma mi spieghi te come fai a stare in intimità col tuo marito online? Spiegamelo, perché se no lo faccio anch'io. Spiegamelo, perché se io gli dico a Gianluca, ascoltami, facciamo una cosa, io mi metto di guardia e ti metti di là, stiamo online. Cioè, ragazzi, vieni. È un matrimonio. Dio si chiama corpo, ma ci chiama anche sposa.
E no, una sposa, noi tutti siamo sposa insieme. E lui vuole essere intimo con noi, non solo nella tua cameretta, vuole essere intimo con noi, anche in chiesa. Perché io ho bisogno di voi. Perché Walter ha bisogno di noi. Perché noi abbiamo bisogno di lui. Però ci dobbiamo essere, ragazzi. Ci dobbiamo credere. Dobbiamo credere nel Centro Cristiano Val di Cornia. Noi abbiamo delle armi potentissime in mano e non ce ne rendiamo conto, perché guardiamo la nostra. Il fatto di guardare il culto online, a me personalmente, io ci sono persone che vanno al lavoro e quindi ringrazio per questo che ci sia l'online, lo ringrazio perché possono seguire anche dal lavoro magari, perché fanno un lavoro che gli può permettere di seguire. Ma prima c'era la registrazione, non era uguale? Ma a me Laura Orsi una volta disse, commentavano, no? Si vedevano commenti sotto quando caricavano, quando c'era l'online, e diceva non si sentiva, non si sente, non si sente, non si sente, e disse avevi avvenì. Oh. Avevi avvenì. Però mi rendo conto che è importante, che Dio apre delle porte, che magari lì per lì ci possono sembrare dei muri, ma poi invece possono servire per altro. Ma ora, in questo momento, ragazzi, il regno va vissuto in presenza. Va vissuto in presenza. Perché sappiamo cosa il nemico ha fatto qua dentro. Sappiamo. E ora c'è bisogno che io curi te e che tu curi me. Io non avevo preparato queste cose, non lo so perché, non lo so perché sono ritornata qui, ma sento che lo spirito sta toccando qualcuno, bisogna viverlo. No, qui. Ah, sì, ho capito, sì. Ho trovato il verso giusto, quindi pronti? Quindi chiesa, figlia, figlio, è arrivato il momento che tu ti alzi ogni mattina con la consapevolezza di chi sei. Io sono una regina, io faccio parte della stirpe eletta di Dio, io sono ciò che Dio ha detto che io sono, io posso adempiere la chiamata e il destino di Dio che ha per la mia vita. Io posso essere un testimone per l'Evangelo, Signore. Io porterò il testimone sulla linea del traguardo, perché tu lo farai attraverso di me. Perché io tutto posso in colui che mi fortifica. Dobbiamo smettere di metterci sopra la croce. Non siamo in grado di essere sopra la croce. Lui ha fatto tutto, lui ti vuole usare, prendi e vai. Perché sei una bomba e perché Dio ti ha chiamato ad esplodere. Non a stare su una sedia, non a stare su un divano online. Dio ti ha chiamato per esplodere. Io non so, io finirei così, non è quello che avevo preparato, ve lo giuro. Però vorrei leggere un passo che ho visto... ho visto un video di Walter dove presenta la conferenza, diciamo, e vorrei prendere Isaia 61. Lo spirito del Signore Dio è su di me. Ognuno lo deve leggere per sé questo verso. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore.
Diciamocelo. È più bello che sta su una sedia? Dio ti ha chiamato per questo. Dio è morto per la tua salvezza, ma alla fine ciò che tu farai con la tua salvezza sarà un problema tuo. Dio non ti chiede, non ti obbliga nel fare qualcosa. No, ti lascia ancora una volta libero. Puoi essere te a decidere. Sappi che dentro di te lui ha messo una chiamata e non l'ha messa solo sul pastore, ragazzi, smettiamola. Non è il pastore, cioè lui ha una chiamata. Walter è un dottore della parola, lo sappiamo, è quella la sua chiamata, ok? Ma in ognuno di noi c'è una chiamata e per quanto noi possiamo non farla vedere, opprimerla, nasconderla, Dio tornerà a chiamarti per quello. Tu puoi... non puoi bloccare il piano di Dio, te puoi semplicemente decidere. Quando te sposi una persona, gli dici sì, lo voglio. E lo stesso con Dio. Lui ha messo in te questo. Devi solo essere te a dire sì, lo voglio. E se tu dirai sì, lo voglio, Dio ti userà. E quando ti si presenta l'occasione in cui Dio vuole usarti, devi continuare a dire sì, lo voglio. Perché sia te che Satana, te con i tuoi pensieri negativi e Satana con i suoi progetti per la tua vita, per non farti andare avanti nel regno di Dio, per non essere quella bomba che Dio ha chiamato, farà di tutto, per spingerti, per disinnescarti, ok? Quindi quanti oggi vogliono essere quella bomba? Io vi chiedo questo. Quanti oggi vogliono essere una bomba a mano? Uniti. Uniti. Io ci sono persone che qui dentro conosco pochissimo. Io voglio conoscere queste persone. Franca, io è una vita che viene, per fare un esempio. Ci avrò scambiato, sì e no, 4 volte 2 parole. Come corpo... Mi è piaciuto molto il fatto di ritrovarci anche noi nella preghiera, no? Noi ci si conosce perché bene o male siamo di Piombino e quindi ci si conosce, c'è un rapporto già. Però quanto potrebbe essere bello conoscere meglio Donatella? Se mi fa da mangiare anche meglio. Dai, Donà. Quanto? Quanto potrebbe essere bello? No, usciamo la domenica, ognuno torna alle sue vite, al suo divano, alla sua sedia. Io credo che non è quello che Dio vuole. No. Io credo che l'amore, per quale lui ha detto, vi riconosceranno per l'amore che avete gli uni gli altri. Vi riconosceranno. Ci riconoscano per questo. Però è come un seme, no? Se tu non l'annaffi, se io non sto con Violetta, io non la posso conoscere Violetta, io posso farmi un'idea così, una bella ragazza, simpatica, tranquilla, la posso conoscere così. Ma io non ci ho mai passato un'ora del mio tempo con Violetta. I valori, vabbè, lasciamo perdere. Se me lo scampi a liberi, signore, è meglio. Però, quanto è importante anche la nostra comunione, il fatto di condividere le cose. Oh, io ho pensato questo. Oh, ma si fa che domenica prossima si porta 2 o 3 dolci, ci si ferma un altro pochino. Oppure ora che si fanno la sera. Oh, io porto un po' d'aperitivo. Voi, te le porti 2 stuzzichini. È vero. Il regno di Dio usa le cose piccole, non usa le grandi cose. E se te ti senti piccola, Dio usa te perché sei piccola. Ok? Io vorrei pregare un pochino per voi, per la nostra settimana, per questa settimana che ci, non so quanti di voi vengano, per questi giorni che ci separano dalla conferenza, che sarà un tempo... prezioso secondo me, anche per noi come corpo, no? Signore, grazie
per tutti i cuori che ho trovato aperti stamani. Grazie perché la tua parola è una spada a doppio taglio. Grazie perché mi sento anch'io ferita per quello che potrei dare e per quello che scelgo di non dare. Grazie Signore per questa Chiesa, grazie Signore per ogni membro di questo corpo, Signore. Grazie perché tu ci hai chiamato qua nel Centro Cristiano Val di Cornia e io credo nelle tue promesse, Signore. Io credo che quando tu inizi un'opera la porti a compimento, Signore. Io voglio dichiarare la tua fedeltà, Signore, su di noi. Io voglio dichiarare la tua prosperità sul tuo popolo. Io voglio dichiarare, Signore, opere, le tue opere attraverso di noi. Miracoli, guarigioni, Signore. Io voglio vedere la tua gloria, Signore, nel nome potente di Gesù. Amen. Che Dio vi benedica.